Galeotto Malatesta nel 1349 non poteva scegliere il luogo migliore in cui costruire la sua fortezza, dove le acque del Castellano diventano più scoscese, dove i romani costruirono un centro termale sfruttando le acque salmacine del torrente e dove il popolo dei Piceni prima e dei Longobardi poi decisero di edificare una struttura definitiva per controllare il passaggio da chi proveniva da est. L'attuale rocca è il risultato di un attento intervento di sistemazione realizzato dall'architetto Antonio da San Gallo il Giovane, appartenente ad un'illustre famiglia di architetti fiorentini. Proprio Papa Farnese nel 1540 commissionò la ricostruzione della fortezza all'architetto San Gallo. Come attesta un affresco conservato all'interno della struttura, in cui campeggia lo stemma della famiglia Farnese con i gigli araldici blu su fondo oro, con ai lati effigiati i santi Pietro e Paolo. Secondo i canoni dell'architettura del tempo, sorgendo in pianura, la fortezza avrebbe dovuto avere una pianta regolare, con bastioni pienamente sviluppati, tra loro identici e dotati di orecchioni. Antonio da San Gallo vi preferì invece una pianta stellata a forma irregolare. Una ricostruzione più accurata avvenne tra il 1836 e il 1840, quando fu trasformato in carcere giudiziario fino alla fine degli anni 70 del secolo scorso. Nel 2017 il Forte Malatesta divenne ufficialmente di proprietà del comune di Ascoli Piceno. Da quel giorno sono stati sfruttati al meglio i suoi suggestivi ambienti per accogliere soprattutto opere di arte contemporanea. Vi aspettiamo alla prossima puntata di Scopriamo Ascoli!